Shopping e spesa quotidiana, ma soprattutto la possibilità di ritrovarsi, di socializzare in un forte legame col territorio. È stato così inaugurato il nuovo centro commerciale Auchan Borgo d'Abruzzo a Cepagatti, che già nel nome esprime la volontà di identità e appartenenza alla gente d'Abruzzo. Il centro si presenta infatti come un grande mercato quotidiano, un emporio tipicamente abruzzese, che nello stile architettonico ricorda i piccoli borghi del nostro territorio. 5 milioni di euro l'investimento. Alessandro Corradi, direttore del Borgo d'Abruzzo. È stato realizzato ciò che ci chiedeva il cliente, quindi un format totalmente diverso rispetto ad altri. È stato realizzato un centro, di oltre a un luogo di shopping, sicuramente di ritrovo, che dà sicuramente una autenticità. La galleria è stata rinnovata con 14 nuovi negozi e sono 70 i nuovi posti di lavoro. Natale Mastrota, direttore dell'ipermercato Auchan. La gente ci preferisce perché siamo vicini a loro, siamo attenti alle loro esigenze e ce lo hanno dimostrato in questi mesi, in questi giorni, dove nonostante i numerosi disagi, per cui mi scuso ancora, ci hanno comunque visitato e continueranno a farlo, me lo auguro. Questione di fedeltà assoluta. È una questione di fedeltà, è una questione di legame, è una questione di fiducia con i nostri clienti, tanti, molti dei quali conosco già, anche se sono qui da pochi mesi, quindi questo mi inorgoglisce e soprattutto mi fa vedere in prospettiva un grande potenziale, una grande rinascita per questo borgo tanto amato dai nostri clienti. Già punto di riferimento per il territorio, il centro commerciale è stato indicato da un sondaggio come meta preferita per la spesa quotidiana dal 70% dei residenti. La galleria con nuovi colori, nuova luce e nuovi spazi fa diventare così il centro commerciale un luogo vivo. I lavori di restyling iniziati a maggio 2017 hanno interessato l'intera galleria. Maurizio Martella, responsabile gallerie commerciali. Nasce un nuovo centro commerciale, Borgo d'Abruzzo. Siamo partiti esattamente da quello che voleva il nostro cliente. Lo abbiamo ascoltato in un sondaggio, lui nella maggioranza ci ha detto: voglio un centro commerciale per la spesa quotidiana e voglio che abbia un legame forte con questo territorio. E noi abbiamo messo all'opera i nostri architetti. Da qui la scenografia architettonica che vedete, ispirata a Borgo Abruzzese, ma non è soltanto la scenografia. Ci troviamo esattamente in una piazza che ospiterà eventi musicali e teatrali ispirati, legati al contesto territoriale.